e questi mi seguono per te svolta solamente. Ci siamo coordinati anche con altre province d'Italia, in questo momento, in questa stessa ora, a Milano, a Roma, a Catania e a Pisa ci sono delle iniziative similari. Questo può essere, deve essere il primo della Nazione volta a costituire un comitato di sostegno nazionale, che è l'unico che può portare le iniziative di protesta a un livello tale da incidere sulle decisioni del Ministero. Una cosa fondamentale è che tutte le persone che sono intervenute oggi si mantengono in contatto fra di loro. Se verranno riconvertiti sul sostegno 200 colleghi soprannumerari, non avremo ottenuto assolutamente niente. Quindi non ci disperdiamo, continuiamo a essere alti nel livello della mobilitazione. Io la vedo così, soltanto i sovrannumerari, e discriminare invece tutti coloro che hanno fatto un'abilitazione, che non hanno potuto prendere e adesso non possono prendere un'abilitazione sul sostegno, vengono, tutte queste persone vengono discriminate perché davanti a loro hanno la precedenza i lavoratori soltanto di ruolo. I lavoratori precari invece non hanno pari opportunità e pari possibilità di accesso a questi corsi di formazione. Quindi se è vero che c'è un'esigenza di abilitare per l'integrazione, di avere maggiori insegnanti di sostegno, che però questo accesso e questa opportunità venga data a tutti. Un obiettivo nostro, che deve essere nostro, però che dobbiamo portare fino in fondo. Bene, perché c'è un unico punto in cui possiamo trovarci tutti assieme, tutti davvero assieme, precari, non di ruolo, di ruolo e così via, è quello di riavere i 150.000 posti, ok? No, vogliamo, allora, primo questo, secondo, vogliamo l'immissione in ruolo su tutti i posti disponibili, l'immissione in ruolo di tutte, sui posti vacanti di tutti i lavoratori che sono inseriti nelle graduatorie di sostegno. Dopodiché c'è bisogno di nuovo personale specializzato, bene, se sono quelli in soprannumero, se sono i nuovi TFA, se sono i nuovi concorsi, a noi voglio dire non interessa, anzi no, devo dire la verità, a noi interessa che ci sia gente specializzata, ok? Però prima dai il diritto a tutti quelli che sono inseriti nelle graduatorie, a esaurire quelle graduatorie. Poi specializzate queste persone, quello che hanno richiesto i colleghi prima, non devono intaccare l'organico di diritto degli insegnanti specializzati di sostegno, ok? Cioè, volete specializzarli, utilizzate dove volete, ma non intaccate l'organico di sostegno, è questo il problema, cerchiamo di capirci. No, allora, io dicevo prima al collega, io faccio ormai politica, sì, politico, sindacale, da tanti anni. Quando sono nate le prime SIS, mi ricordo che in sede delle COPAS arrivavano i precari, i precari storici, a dire: cazzo, stanno facendo le SIS e ancora noi siamo qua. E tutti ce l'avevano contro quelle delle SIS, ok? Io li mandavo a stendere sempre, dicevo: quelli sono più sfigati di te. Ora fanno il TFA, ci sono tanti quelle delle SIS che facevano attenzione, quindi non è questo il problema, ok? Che non è questo, c'è sempre l'ultimo, c'è. La nostra guerra non è contro l'ultimo, non dobbiamo fare mai la guerra contro l'ultimo, altrimenti arriveremo noi gli ultimi, perché se quello scompare, poi gli ultimi saremo noi. È tenuto qualcosa, perché se non riconosciamo questa cosa, ogni volta ci diamo, voglio dire, cioè non potevamo ottenere, abbiamo chiesto 100, abbiamo ottenuto 25, va bene, con la promessa che gli altri 75 verranno diluiti in 3 anni, per noi, secondo il mio modesto parere, è un percorso, che è un risultato importantissimo, che a Torino non c'è mai stato, tenete conto di questo, cioè a Torino non c'è mai stato nessuna cattedra di diritto nelle scuole superiori. Riteniamo, allora, questo si è potuto fare, lo dicevo pure prima Nardo, lo dicevo prima io, perché c'è un movimento, non perché abbia fatto ricorso, ok? Nessun ricorso, sì, adesso, c'è stato un movimento a settembre.